Sei giorni alla settimana ci stava, il sabato doppio turno. Il tintinnabolio argentino dell'urina nell'acqua. Il fruscio invisibile di giornali sui crimini. Albergo storico super lusso di prima categoria, la hall più raffinata, la toilette maschile in assoluto più raffinata da una costa all'altra, fa come al sicuro. È dal 1989 che lo sta lì, una grande, opulenta, riecheggiante toilette per uomini d'affari, uomini facoltosi, uomini pieni di impegni. Non chiedere degli odori. La differenza di odore fra certi uomini, la somiglianza dell'odore di tutti gli uomini, ogni suono amplificato dal frammento di pietra fiorentina, gemiti del prostatico, il sibilo dei lavandini, solido, liquido, gas, 9 ore al giorno, starsene lì in bianco, buon umore, uomini che entrano, uomini che escono. 8 latrine, 6 urinatoi, 16 lavandini. E lui sta lì, nello spazio ritagliato ad arte fra la fine dei lavandini e l'inizio delle latrine. Uno spazio fatto apposta per lui. Lui stava tutto il giorno con i suoi asciugamani e le sue valigette personali di articoli da toilette. È il suo lavoro, è la sua carriera. Tutto vestito di bianco, come un massaggiatore. Maglietta Hanes, tutta bianca, e pantaloni bianchi, e scarpe da ginnastica che bastava una macchiolina, le doveva buttare. Prende valigette, soprabiti, li sorveglia, si ricorda senza chiederlo a chi appartengono, parlando il meno possibile, data l'acustica. Compara al fianco degli uomini per dargli l'asciugamano, un'impassibilità e annullamento. Questa è la carriera di mio padre. Le belle porte delle latrine arrivano a 30 centimetri dal pavimento. Perché mai? Perché questa tradizione discende dalle stalle degli animali? C'è un nesso fra le stalle e le latrine, lussuose latrine che consentono una privacy visiva e nient'altro. Semmai amplificano i rumori all'interno, megafoni verticali, si sente tutto. Canticchia, parlano fra sé a voce alta, dimenticando che la nostra